Buonasera, siamo qua con Mister Foppiano del Golfo Paradiso. Dopo due sconfitte consecutive, oggi è tornata la vittoria, Mister, cosa ne pensi? Vabbè, abbiamo lavorato bene durante la settimana, tutta la settimana che cerco di stimolare i miei ragazzi, perché anche queste due partite che non abbiamo fatto punti ce la siamo giocata alla pari con le altre squadre. E io sono sempre della mia idea. Una grande squadra deve avere una grande punta e deve far giocare bene la squadra. Noi abbiamo un grandissimo attaccante che è Massaro. Quando Dani gioca con noi e noi facciamo spettacolo e vinciamo le partite, lui segna due gol. Deve vedere lui cosa fare. Come ho potuto capire dai ragazzi, prima della partita ha spronato tanto Daniele, perché ha chiesto a lui appunto di appoggiarsi ai suoi compagni e non di giocare piuttosto da solo. Morale della favola, è contento della prestazione del Bomber? Assolutamente, il Bomber è un giocatore fantastico, sono contentissimo che sia con noi, perché è un giocatore di valore. Vorrei dire anche che oggi abbiamo avuto per la prima volta il portiere con noi, Eroi, perché io ho anni che lo seguo, e è un grandissimo portiere, però oggi l'ha dimostrato che può darci una grande mano. E capisci, se c'hai un centrale, Maura che gioca con noi, c'hai un portiere che para e un attaccante che fa gol, è difficile perdere le partite. Assolutamente, assolutamente. E quindi voto la squadra. Comunque, secondo me la cosa più importante, da quel poco che la conosco, è stato l'atteggiamento oggi della squadra, mister. Assolutamente sì, l'atteggiamento propositivo. Ma noi abbiamo sbagliato 10 minuti, un quarto d'ora la partita con la Casarza come atteggiamento. Poi anche contro Riva abbiamo fatto una partita straordinaria. Li vedo tutte la settimana a lavorare bene in allenamento. Io sono contentissimo e orgoglioso di allenare questa squadra. L'ultima cosa, sta ancora rosicando per le quattro giornate, mister? E quella abbastanza, sono arrivate oggi, pesano molto, però bisogna accettarlo. Ho sbagliato, la cosa peggiore di tutto è non essere vicino alla mia squadra la domenica in campo, perché mi piace spingerli e tutto. Ah, vorrei dire anche un'altra cosa, che sono contentissimo per il primo gol di aprile, perché anche lui l'ho preso, allora, e calciava le punizioni e finalmente ha sbloccato la partita oggi. Ringraziamo Mister Foppiano.